Buongiorno a tutti e benvenuti a questa conferenza stampa. Io ho il piacere di presentare le persone che sono qui con noi. Abbiamo il dottor Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia. Abbiamo il professor Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. Abbiamo la dottoressa Mele, che è amministratore delegato di Lundbeck Italia, il dottor Giancarlo Cerveri, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASST di Lodi, e in arrivo il professor Salvatore Carrubba, direttore della Scuola di Comunicazione della IULM. Eccoti, ciao Salvatore. E abbiamo infine con noi la dottoressa Carola Salvato, che è presidente di Asso Health e CEO di Avas Italia. Un saluto a tutti coloro che sono collegati. Domani, come avete visto nel breve video, si apre la quinta edizione del Congresso Nazionale Onda dedicato al tema della cronicità e delle differenze di genere. È un tema, è una delle sfide più urgenti per il nostro paese, no? Considerando l'impegno di risorse non solo sanitarie, ma anche economiche e sociali, no? Legate a questo. L'Italia, sappiamo, è uno dei paesi più longevi, quindi aumentano gli anni di vita, ma aumentano anche gli anni da vivere con malattie croniche e con disabilità. L'impostazione di questo congresso è, come gli anni precedenti, impostato sulla cultura dell'interdisciplinarietà per favorire il dialogo di professionisti che afferiscono a diverse aree specialistiche nell'ambito della medicina di genere. Ed è una forma di prosecuzione della quarta edizione del congresso, lo scorso anno, che era stata dedicata all'aderenza diagnostico-terapeutica. Il congresso è diviso in 5 sessioni. La prima è sulla cronicità, l'invecchiamento e le differenze di genere, la seconda sulla gestione delle cronicità, la terza sull'infettivologia e la clinica di Covid-19, nella quarta sessione il tema della cronicità verrà declinato nelle diverse aree specialistiche a maggior impatto e con una suddivisione tra età fertile ed età matura. Dopodiché sono previste 3 tavole rotonde per affrontare problematiche complesse come l'assistenza al paziente oncologico, la gestione delle fragilità e l'appropriatezza prescrittiva e terapeutica in ottica di sostenibilità. La quinta sessione, come un po' d'abitudine, è dedicata al futuro, all'innovazione, quindi spazieremo dalla clinica all'urbanistica, alla telemedicina e alla robotica.
E quindi con piacere adesso do la parola al dottor Emanuele Monti per un saluto istituzionale. Grazie. Grazie, grazie a lei e grazie a tutte le persone che ci stanno seguendo. Vedo molte persone collegate. Un grande saluto a tutti. Vi ringrazio per l'invito, vi ringrazio per il lavoro che svolgete ormai da molti anni, per l'iniziativa dei Bollini Rosa, che è diventata, anche e soprattutto io guardo la prospettiva regionale lombarda, un'iniziativa di grande valore, un'iniziativa che ha permesso di orientare anche le nostre politiche sanitarie verso una maggiore accessibilità, verso un tentativo che deve portare a diminuire quel gap di genere, di accessibilità di genere al servizio sanitario pubblico. Il Covid ha dimostrato tra le tante cose il grande valore del nostro sistema sanitario nazionale. Oggi c'è una forte riflessione sui tavoli internazionali tra molti paesi che hanno scelto invece sistemi sanitari diversi dal nostro, che non danno un'accessibilità comune per tutti, per tutte le persone, appunto, alle cure. Pertanto bene il nostro sistema sanitario nazionale, bene il nostro sistema sanitario regionale, il lavoro che in questi anni abbiamo fatto insieme. Plaudo anche all'iniziativa di questi bollini rosa argento, una bellissima iniziativa che guarda, e so che presenterete anche uno studio sull'impatto psicologico sugli operatori sanitari, specialmente quelli nelle RSA, molto colpite dal Covid. Su questo siamo appunto in questi mesi addirittura d'arrivo con una riforma dell'impianto sanitario regionale di Regione Lombardia, ma tutte le regioni saranno chiamate a fare questo per raccogliere fondi del PNRR, e il tema dell'attenzione al personale sanitario, dare degli strumenti efficaci anche nel sostegno a tutti gli operatori sanitari, sociosanitari e assistenziali nel nostro sistema è un elemento chiave sul quale abbiamo veramente puntato l'attenzione. Anche ringrazio Onda che ha partecipato al nostro percorso di audizioni con tutti gli stakeholder, portando contributi e valore alla discussione. Chiudo appunto con un tema anche concreto, quello dell'accesso ai test genomici. È una battaglia che stiamo facendo da tanti anni, devo dire la Lombardia è stata anche precursore su questo ambito. Continuiamo insieme, visto anche le recenti disposizioni a livello nazionale. È fondamentale che tutte le regioni vadano in questa direzione. È molto importante che il Fondo Sanitario Nazionale preveda delle risorse dedicate a questo, e che ci sia un'attuazione, corretta, coordinata. Noi stiamo portando questa voce fortemente anche in conferenza Stato-Regioni, in Commissione Salute a Roma, e insomma, può essere la dimostrazione che l'alleanza tra istituzioni, associazioni e pazienti è un'alleanza sempre vincente. Grazie, grazie mille. Grazie dottor Monti, andiamo avanti, entriamo un po' nel vivo delle patologie croniche e tra queste, nell'ambito della salute mentale, ahimè, la depressione gioca un ruolo di rilievo. Quindi do la parola al professor Claudio Mencacci. Arrivo subito. Ecco. Non riesco a. Professor Mencacci, clicchi su riprendi presentazione. Ok, scusate di questo contrattempo. Grazie dell'invito, vado rapidamente. La tempesta perfetta è stata chiamata così la sindemia, le cui onde si stanno in questo momento attenuando, ma lasciando nella risacca l'aggravamento di molte patologie croniche. Oggi parleremo di quella che ha una caratterizzazione di genere più alta di altre. Ha colpito in maniera prevalente tre cluster dall'infanzia e adolescenza, il genere femminile e gli anziani. Una vera e propria emergenza della salute mentale che
chiamata anche una sorta di quarta ondata, una quarta ondata che ha portato con sé numeri impressionanti, una prevalenza veramente molto alta di disturbi psichici, tra cui apposta depressione, ansia e insonnia. Una serie di effetti combinati su queste patologie che hanno una specifica caratterizzazione di genere, gli effetti psicologici, i lutti complicati, il 10% delle persone che hanno subito un lutto, degli oltre 130.000 persone decedute fino ad oggi, svilupperanno dei lutti complicati, la crisi economica, la solitudine. Beh, è un vero e proprio fiume carsico di cui non conosciamo ancora la portata, non ne conosciamo ancora l'uscita. La depressione del 2019, questa è la fotografia della nostra Europa, un'Europa ad una prevalenza del 7,2%, quindi più alta rispetto ai dati mondiali che danno la depressione al 4,4%, con un'Italia attorno al 5,6%. Va bene, oggi sappiamo che questi dati non sono più veri, perché fondamentalmente sappiamo che è ulteriormente aumentata in questi ultimi 2 anni, viene calcolato attorno al 5%, quindi abbiamo superato il 22% negli ultimi 10 anni. Quindi ha superato quelle previsioni che la davano solamente nel 2030 come prima causa di disabilità al mondo, quindi è diventata la prima, ed è la prima malattia cronica in Europa. Le malattie croniche in Europa rappresentano circa il 40% delle patologie, ma oltre il 13,7% è rappresentato dalla sola depressione. Oggi sappiamo che corrisponde più o meno anche al numero delle persone diabetiche. E quindi il tema è la pandemia di solitudine? Abbiamo anche noi bisogno di un ministero della solitudine? Negli UK già nel 2018 hanno provveduto a istituirlo, la Spagna c'è una proposta concreta. Dobbiamo domandarci se anche noi dobbiamo istituire un'attenzione specifica. Perché? Perché l'impatto devastante sul cervello della solitudine, ormai lo conosciamo, ne conosciamo i meccanismi biologici, ne riconosciamo anche i decadimenti cognitivi che hanno afflitto in maniera particolare alcune popolazioni. Quindi il tema dell'impatto della solitudine va considerato come uno degli fattori più negativi per gli esiti infausti di questa pandemia e il loro impatto anche sulle patologie croniche. Vi dicevo 3 cluster. L'impatto sui bambini e sugli adolescenti, con tutte le conseguenze di cui oggi siamo partecipi. L'impatto sulle donne che si sono trovate maggiormente esposte a depressione, a disturbi mentali e soprattutto un impatto potente sugli anziani. È stato come gettare benzina sul fuoco, proprio anche per le difficoltà e per l'impatto sulle capacità di adattamento e di plasticità cerebrale che l'isolamento genera. E quindi ci dobbiamo interrogare come oggi la depressione cronica abbia un netto aumento nel peso della vita dei pazienti che sono esposti anche a non solo un aumentato rischio cardiologico, di disturbi di ictus, di demenza, di diabete. Oggi una persona con depressione ha un'aspettativa di vita ridotta di 10 anni per le donne e di 14 anni per gli uomini. Sono numeri importanti, sono numeri che non solo impattano sulla qualità di vita, ma anche sulla quantità di vita. Ed è per questo che abbiamo, e perché ci sono i dati, come i pazienti con depressione e disturbi mentali importanti sono tra i più fragili quando incontrano il coronavirus. Hanno un rischio più alto di ospedalizzazione del 30% e in alcuni casi di oltre il 50% di rischio di morte. Ed è attraverso 2 studi pubblicati sia su Lancet che su JMA, c'è un invito forte a ricordare come le persone con depressione, con disturbi mentali
importanti siano più fragili e che quindi questa loro esposizione ad una maggiore fragilità possa essere uno degli elementi da considerare per avvicinare alla terza fase della vaccinazione. Appuntamento importante, un appuntamento che però ci dice una cosa, e anche in questo congresso avremo modo di parlarne, che ogni assistenza sanitaria nel post-Covid dovrà tenere conto del tracciamento della solitudine. Questo è un punto importante perché è un'area della possibilità di programmi di tutoraggio tra pari, tra residenze in area, tra come potenziare e mantenere legami sociali e caregiver essenziali. Bene, questa è una sfida e credo che in queste due giornate del 28 e 29 avremo anche modo di poterla affrontare. Grazie per voi e per l'attenzione. Grazie Claudio. Andiamo avanti e con piacere do la parola alla dottoressa Tizia Lamele per un intervento sul ruolo di Lundbeck Italia nei confronti proprio della salute femminile orientata in particolare sulle malattie croniche. Tiziana. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito alla dottoressa Merzavora e grazie al professor Mencacci che ci ha illustrato tutto quello che è successo in questi lunghi 18 mesi e quello che anche ha impattato sulle donne. E io vorrei iniziare il mio intervento lanciando un video, condividendo un video che Lundbeck ha realizzato in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si svolgerà il prossimo 10 ottobre. Chiedo alla regia supporto, grazie. Non credono che io sia davvero malata. Se possono scegliere mi evitano. Pensano sia colpa mia se non ce la faccio. Dicono che io non abbia voglia di lavorare. Non mi comprendono e spesso mi giudicano. Per loro non mi manca nulla, non devo lamentarmi. Questi sono solo alcuni dei pregiudizi che Luana subisce da quando soffre di depressione. E Luana non è la sola. Una persona su cinque ne è affetta e potrebbe essere vicina a te più di quanto tu non creda. La depressione è una malattia e come tale va compresa, rispettata e curata. Per farlo è necessario informarsi correttamente, perché la conoscenza è il primo passo per comprendere e non far sentire solo, sbagliato o diverso chi ne soffre. Rompiamo il pregiudizio. Per loro ho paura di tutto e mi preoccupo sempre troppo. Pensano che io non riesca a far nulla da sola. In famiglia non sanno come prendermi. Credono che spesso scatti per nulla. Questi sono solo alcuni dei pregiudizi che Marta subisce, anche all'interno della sua famiglia, da quando soffre di disturbo d'ansia generalizzata. E Marta non è la sola. In Italia, 5 persone su 1000 ne manifestano i sintomi. Il disturbo d'ansia è una malattia che va compresa, rispettata e curata proprio come le altre. Per farlo è necessario informarsi correttamente, perché la conoscenza è il primo passo per comprendere e non far sentire solo, sbagliato o diverso chi ne soffre. Rompiamo il pregiudizio. Grazie alla regia per aver lanciato questi due contributi video, in realtà questo unico video che racconta le storie di Luana e Marta, racconta il pregiudizio che a me piace parlare di persone e non di pazienti perché in primis c'è la persona al centro, che soffrono di depressione e ansia purtroppo subiscono quindi non solo il dolore di una malattia ma anche il dolore di non essere compresi. Diciamo che Lundbeck è un'azienda che da oltre 70 anni si occupa della salute del cervello, in particolare della salute e delle malattie neurologiche e psichiatriche, ma uno dei temi principali con cui quotidianamente ci scontriamo è il pregiudizio ad esse associata, e non a caso abbiamo voluto raccontare le storie di Marta e di Luana. Luana è una donna che soffre di depressione, che è una patologia e come tale va affrontata. Marta è una donna che soffre di disturbo d'ansia generalizzato. Come dicevo, la mia azienda si occupa di questo, quindi la salute del cervello al centro, e da sempre siamo
ci impegniamo ed è con piacere vedere anche dei clinici che collaborano con noi costantemente, ormai la collaborazione è ultra decennale, anche a capire quelle che possono essere le differenze di genere. Sappiamo tutti quelli che possono essere i bias all'interno di studi clinici, molto spesso la prevalenza è negli studi clinici anche quella maschile. Quello che cerchiamo di fare invece è avviare anche dal punto di vista scientifico invece i collaborazioni che possano tener conto di quelle che sono le differenze di genere, tutto con la finalità di comprendere meglio quelle che possono essere gli impatti sul genere di patologie quali quelle psichiatriche e neurologiche. Se questo è quello che Lundbeck fa all'esterno, quindi nell'ambito della scienza, ho il piacere di dire che Lundbeck Italia in particolare, è un'azienda particolarmente femminile. 90% del management team è donna. Non voglio dire che è il caso dell'Islanda, stamattina tutti i giornali riportavano il caso dell'Islanda, non siamo ancora a quei livelli, però devo dire il 90% del comitato di direzione è donna, 60% della nostra popolazione è donna, e questo ovviamente ci porta a riflettere su tutta una serie di politiche di sostegno delle nostre collaboratrici. Abbiamo lanciato delle assicurazioni sanitarie con dei pacchetti di prevenzione che rispettano il genere, quindi, perché poi io sono molto per la parità, quindi assolutamente, ma che siano percorsi differenziati per la donna e per i nostri collaboratori uomini. Abbiamo lanciato una serie di iniziative a sostegno di quella che può essere la maternità. 2 anni fa in Italia lo smart working è diventato una parola così frequente. In Lundbeck Italia era dal 2017 che offrivamo sostegno alle nostre persone, siano esse uomini o donne. Abbiamo ricevuto, mi fa piacere perché Onda ne è stata promotore, il bollino di un'azienda health friendly, e questo significa veramente che indipendentemente dal genere ovviamente diamo attenzione alle nostre persone, ed è da un paio d'anni che collaboriamo con Fondazione Libellula proprio perché vogliamo essere attenti e vogliamo mettere al centro le nostre persone indipendentemente dal genere. In ultimo vorrei citare la collaborazione con Women's Brain Project, è un'associazione che nasce in Svizzera 4-5 anni fa, un'associazione che si occupa proprio di andare ad analizzare quelle che sono le differenze di sesso e genere e le caratteristiche, appunto, soprattutto per far sì che nella parte scientifica ci sia questa consapevolezza. Ed è veramente un piacere assistere sempre al congresso che ormai da 5 anni Onda organizza, in cui si fa luce su quelle che possono essere le differenze di sesso e genere. Semplicemente così possiamo veramente contribuire ulteriormente all'evoluzione di quello che è il nostro servizio sanitario e di quello che è di fatto sono le basi della nostra scienza. Quindi grazie davvero per queste iniziative, perché sono super necessarie. Grazie a te, Tiziana. Tra i partner di Fondazione Onda, sono stati citati dal dottor Monti, ci sono anche i bollini Rosa Argento. Sono queste residenze sanitarie assistenziali che hanno, come dire, un'attenzione particolare al processo di umanizzazione delle cure che viene erogata ai pazienti ricoverati. E quindi io con piacere do la parola al dottor Giancarlo Cerveri, perché è stata condotta un'indagine proprio per capire l'impatto del Covid sulla salute mentale del personale di queste RSA. Giancarlo, a te. Grazie, ringrazio la dottoressa Merzagora. Cerco di condividere la presentazione. Ok. Allora, innanzitutto ringrazio la dottoressa Merzagora e la Fondazione Onda con cui ho potuto collaborare in questa ricerca. Io sono direttore del Dipartimento di Salute Mentale della SST di Lodi e nel corso di questi ultimi mesi ho collaborato per cercare di comprendere un po' di più quella che era la salute del personale, degli operatori, delle residenze socio-assistenziali che partecipano al circuito dei bollini Rosa Argento. Innanzitutto partiamo da alcuni punti che tutti noi conosciamo, cioè dicembre del 2019 inizia il primo outbreak di SARS-CoV-2, COVID-19 così conosciuto,
quello che è successo è che a distanza di pochi mesi, cioè il 20 febbraio 2020, c'è il primo caso a Codogno che tutti voi conoscete, di fatto l'Italia diventa uno dei primi e più rilevanti centri mondiali di diffusione della malattia da coronavirus. Tutto questo poi ha portato a una serie di conseguenze che conosciamo benissimo, ma uno degli aspetti su cui ci siamo molto concentrati è la salute degli operatori sanitari, cioè coloro che lavoravano nei pronti soccorsi, nelle rianimazioni e negli ospedali che sono stati esposti per un tempo molto lungo a uno stress del tutto inatteso e del tutto incomprensibile, soprattutto per quel che riguarda i primi mesi. Questa cosa l'abbiamo fatta anche a Lodi, insieme all'Università di Pisa, abbiamo prodotto una serie di lavori proprio che si concentravano sulla salute mentale degli operatori, perché questa è stata la richiesta fin dall'inizio, cioè quello che era successo aveva provocato un evento, era un evento talmente forte da aver provocato quella che noi chiamiamo la patologia da stress o secondaria da stress. E quello che emergeva è che circa il 30% degli operatori aveva una sintomatologia riconducibile a una patologia da stress, il cosiddetto disturbo post-traumatico da stress o PTSD conosciuto. Quello che rimaneva inesplorato era però che cosa era successo alle persone che lavoravano nelle case di riposo, nelle RSA. Perché? Perché innanzitutto erano i luoghi più esposti alla pandemia da Covid-19 e le nursing home, così conosciute in tutto il mondo, sono stati i luoghi dove più di ogni altro si è assistito alla diffusione del Covid-19 con tutte le complicanze anche più gravi, la mortalità nelle case di riposo è stata elevatissima, ribadisco, in tutto il mondo. Alcuni studi sono stati fatti, qui ve ne cito uno che è stato pubblicato l'anno scorso e che va a vedere quelli che sono i sintomi da disturbo da stress negli operatori sanitari che lavorano in questo tipo di strutture, cioè hanno cercato di valutare che cosa è successo a distanza di 3 mesi. Noi abbiamo fatto un'altra ricerca, cioè questa è la rappresentazione sostanzialmente dell'andamento dei casi di Covid-19 in Italia. Come vedete, la prima ondata è stata più limitata come numeri perché di fatto ha colpito alcune province e alcune aree del nostro paese in modo più determinato, la provincia di Lodi innanzitutto, ma anche la provincia di Bergamo, di Brescia, di Cremona, di Piacenza e poi tutta la Lombardia. Però di fatto è stato un impatto fortissimo in alcune aree, ma a livello nazionale non così forte. La terza ondata invece è stata un'ondata che ha coinvolto l'intero paese. Il rettangolo rosa rappresenta l'area temporale su cui noi siamo andati a valutare che cosa era rimasto dopo 3 ondate sugli operatori delle case di riposo, cioè siamo andati a indagare tramite alcune scale che poi vi descrivo come stavano gli operatori delle case di riposo. Siamo andati a indagarli a un anno di distanza dal primo lockdown, cioè dal 9 di marzo al 9 di maggio, quindi 2 mesi di tempo, ma nella fase in cui quello che rimaneva era forse un danno costante, continuo, perché a distanza di un anno si rimane una sintomatologia da stress, una sintomatologia che verosimilmente, se non trattata, diventa una sintomatologia di tipo cronico. Vi faccio vedere alcuni dati velocissimo. Il primo dato che ci ha colpito è il fatto che la risposta è stata non così soddisfacente in termini di numeri, cioè molte strutture non hanno risposto. Questo ci ha fatto riflettere da una parte sul rischio di monadismo di alcune di queste strutture, ma dall'altra parte anche sul dramma che molte strutture hanno vissuto e sulla difficoltà di affrontare un tema così complesso come può essere lo stress legato a tutte e 3 le ondate e come sono state in qualche modo affrontate nelle strutture socioassistenziali. Vi ricordo che la prima ondata forse è stata quella più drammatica, perché era quella in cui, ve lo dico anche per esperienza personale, io lavoro a Lodi, a Codogno, era quella a cui nessuno di noi era preparato. Altre cose che siamo andati a indagare sono state, innanzitutto, chi sono queste persone che lavorano nelle case di riposo, nelle strutture socioassistenziali? Sono donne, nell'85% dei casi sono donne. Sono donne di età media intorno ai 45 anni, 44 anni, quindi sono non solo operatrici delle RSA, ma sono anche molto spesso madri e sono anche molto spesso mogli e persone che in molti casi si occupano dei genitori anziani. Tutto questo ha un significato estremamente importante per la questione Covid, perché soprattutto all'inizio il timore di trasmettere l'infezione agli altri operatori della struttura, agli altri ospiti della struttura, ma anche
alle persone che stavano a casa era un elemento di stress notevolissimo. Gli altri elementi di stress sono stati questi, ve li descrivo, il 25% di queste persone, di queste 320 persone che hanno risposto, il 25% si è ammalato di Covid, il 74% è andato a lavorare in aree Covid e il 66% dichiara che è aumentato il carico di lavoro. Cioè questi sono tutti fattori di stress che ovviamente aumentano il rischio di sviluppare poi una condizione patologica. E questi sono i dati, ve li mostro molto velocemente. Sostanzialmente le scale di cui vi dicevo che abbiamo usato per indagare la salute mentale sono 4. Il GAD-7 è una scala che ci dice come sta una persona dal punto di vista della sintomatologia ansiosa. Il PHQ-9 ci dice invece come sta dal punto di vista della patologia depressiva. Lo IS Revised R ci dice se questa persona ha dei sintomi, dei disturbi che sono riconducibili al disturbo post-traumatico da stress, e l'ultima scala, la WSAS, è una scala di funzionamento socio-relazionale ma soprattutto lavorativo, e ci dice se queste persone riescono a lavorare in maniera altrettanto efficiente come lavoravano prima. Quello che emerge, voi vedete sostanzialmente i dati sono abbastanza chiari, la barretta rossa indica il grado moderato severo e la barretta arancione indica un possibile stato sintomatico. Di fatto l'11% delle persone indagate ha uno stato, un grado moderato severo di ansia, il 5% di depressione, il 26% di disturbi post-traumatici da stress e il 16% ha un impatto significativo sul funzionamento sociale e lavorativo, arrivando a un 24% prendendo i soggetti che hanno un impatto che comunque inizia ad essere rilevante. E questi sono i punti su cui ci siamo soffermati, quindi le conclusioni a un anno dalla prima ondata del Covid. Un quarto degli operatori hanno sintomi riconducibili al PTSD, quindi un numero estremamente rilevante. Circa il 15% ha sintomi moderati, gravi di ansia o di depressione, e tra il 15 e il 25% del totale c'è una riduzione significativa sia del funzionamento sociale che del funzionamento lavorativo. Questo ovviamente ci ha spinto a delle riflessioni importanti, perché se il circuito dei bollini rosa-argento tende a valutare delle strutture che siano in grado di offrire un luogo dove poter vivere per persone anziane, persone fragili, un luogo che sia caratterizzato sostanzialmente da un assetto di umanità e di assistenza, il benessere degli ospiti di queste strutture noi riteniamo che non possa assolutamente prescindere dal benessere del personale che opera per la loro assistenza. E per capire un po' con un punto di vista diverso questo concetto, vi cito una frase di San Francesco de Sales, un vescovo francese del 1600, che parlava di anime, di assistenza alle anime, la cura alle anime, ma che possiamo traslare anche sulla cura delle persone, quello che accade forse nelle nostre case di riposo. Lui diceva che per la cura delle anime occorre una tazza di scienza, un barile di prudenza e un oceano di pazienza. Ebbene, se la tazza di scienza possiamo fornirla con la preparazione, con dei corsi, il barile di prudenza possiamo anche questo costruirlo sugli operatori delle case di riposo, delle RSA, un oceano di pazienza non possiamo pretenderlo se le persone non stanno abbastanza bene, se non hanno un livello di salute mentale accettabile, perché senza questo l'oceano di pazienza non riusciranno mai a metterlo a disposizione delle persone che gli affidiamo, che sono poi i nostri cari. E con questo vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Giancarlo, questi dati sono molto significativi che hai presentato, poi possiamo dire che ne discuteremo anche nel corso di un seminario che è previsto in parallelo al congresso domani pomeriggio alle ore 16 con alcune RSA che hanno partecipato attivamente a questa ricerca, che devo dire ci ha appassionato, tant'è che abbiamo in un certo senso deciso il prossimo anno di attuare questa ricerca all'interno dei bollini rosa, perché comunque anche le strutture ospedaliere sono state pesantemente colpite, no, dal Covid. In questo caso sarebbe a 2 anni, no, dall'inizio della pandemia. Bollini rosa sono un altro
dei partner fondamentali per, il nostro, per la nostra fondazione, ed è a loro che abbiamo dedicato quest'anno questi premi per le migliori campagne di comunicazione sui vaccini anti-Covid. Quindi con grande piacere cedo la parola al professor Carrubbe, alla dottoressa Salvato che avevo presentato prima, non senza dire che come mai ci è venuto in mente questo. All'inizio del 2021 abbiamo deciso come fondazione di fare una campagna di comunicazione proprio sui vaccini e l'obiettivo era far chiarezza sul tema cercando di sfatare le fake news, invitare a vaccinarsi, no? Una volta arrivati i vaccini anti-Covid-19, ma soprattutto aver fiducia nella scienza. Quindi al professor Carrubbe e alla dottoressa Salvato la parola, grazie. Grazie Francesca, grazie per l'invito e per l'attenzione che dedichi a questo tema, che credo sia un tema veramente strategico. Non vorrei arrogarmi le vesti di un santo, però se potessi parafrasare le ultime parole del professor Cerberi a proposito di San Francesco di Sales, direi che accanto alla tazza di scienza, al barile di prudenza e all'oceano di pazienza occorre anche una spruzzata, che spesso è quella che dà il sapore di buona informazione, che è il tema sul quale molto meritoriamente quest'anno la Fondazione Onda e i Bollini si sono soffermati, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti quanto la sofferenza da cattiva informazione stia influendo anche sugli orientamenti dell'opinione pubblica e in parte anche della politica. E quindi in questo frangente ci siamo accorti quanto siamo in Italia e nel mondo mancanti di una sana politica, di una sana informazione in tema scientifico. Questo è un tema che particolarmente abbiamo sempre lamentato in Italia, abbiamo sempre detto ma in Italia c'è sempre stata scarsa informazione, scarsa cultura scientifica, siamo più umanisti, in Italia si dice poco, però in realtà abbiamo visto che, benché queste cause siano vere, il dilagare della cattiva informazione in questo e in altri ambiti non sia purtroppo soltanto più un fenomeno italiano, ma sia un fenomeno a livello internazionale. Anche perché questo tema della scarsa informazione scientifica si sta intrecciando con delle correnti profonde nell'opinione pubblica, la diffidenza verso le classi dirigenti, verso le competenze, verso l'elite, cioè tutti quei fenomeni che uno studioso americano, Tom Nichols, ha chiamato l'era dell'incompetenza, segnalando come questa incompetenza diffusa stia giungendo a minacciare la stessa democrazia. Il libro di Nichols, che si intitola La conoscenza dei suoi nemici, è un libro del 2017 e si apre proprio con un caso analogo. Allora ancora non c'era il Covid, però il primo capitolo di quel libro riguarda il caso dei negazionisti allora dell'AIDS. Quindi, come vedete, nulla di nuovo sotto il sole. Il problema è radicato, dobbiamo fare i conti con questo fenomeno, anche alla luce della portata globale che, come dicevo, e ha anche alla luce della portata globale della pandemia, che certamente siamo tutti rassegnati a sapere che non sarà l'ultima, alla luce anche della diffusione dei nuovi media che hanno diffuso un accesso all'informazione, non entro nel tema perché non è questa la sede, ma che tutti voi sapete sta sconvolgendo il funzionamento complessivo dell'informazione. Allora vi voglio dare rapidissimamente un paio di dati che mi sembrano interessanti. Il primo emerge da una ricerca che ha fatto uno studio di ricerche sociali molto accreditato degli Stati Uniti, anche perché è indipendente, si chiama Pew Center, l'ha fatto il 24 agosto scorso, e da questo studio emerge che metà degli americani hanno ricavato le informazioni sui vaccini soprattutto dai social, il 18% molto e il 30% abbastanza. Di questi però soltanto il 6% considera i social il mezzo più importante per essere informati e il 33% li considera importanti. La stragrande maggioranza, circa il 60%, considera non importanti i social per essere informati sui vaccini. Cioè abbiamo la conferma di questo strano fenomeno. Usano tanto, io non li uso i social, però non ce ne fidiamo. E questo la dice lunga sullo stato dell'informazione. E questo è un aspetto che ci interessa, tra l'altro, perché in questa popolazione che si affidano di più ai social, i segmenti più presenti sono i giovani e proprio le donne, proprio perché sono i gruppi che maggiormente usano i social.
Il Reuters Institute ha fatto un'analoga ricerca su 8 paesi a livello internazionale, quindi non più soltanto gli Stati Uniti, e sostanzialmente emerge la stessa tendenza: largo uso dei social, scarsa fiducia. Quindi qua non voglio riaprire le polemiche contro i social, non è questa la sede, però certamente questo fenomeno sottolinea il disorientamento e l'esigenza di formazione credibile che tutto il mondo ha da questo punto di vista. Come dice sempre Nichols, infatti viviamo in una fusione di intrattenimento, saccenteria e partecipazione dei cittadini che diventa un garbuglio caotico che non informa la gente, ma crea l'illusione di essere informati. Questa è la questione. Siamo illusi di essere informati o addirittura ci vantiamo di non volerci informare perché non crediamo nelle sedi istituzionali. Allora il primo compito, credo, di una classe dirigente consapevole di questo ruolo è quello di ricostituire una fiducia nella scienza, nella ricerca, soprattutto in tempi inerti, meravigliosi come definisce il Pew Research, perché non dimentichiamoci che siamo stati capaci nel giro di quanti mesi, illustri scienziati, 9, 10, 12 mesi, di costruire un vaccino per il quale immaginavamo ci servissero, realizzare dei vaccini per i quali immaginavamo ci servissero, ci dovessero servire molti, molti anni. E quindi la scienza ha dimostrato ancora una volta di saper rispondere, di saper dare delle risposte in tempi molto rapidi. E questo è un aspetto molto importante per l'altra emergenza che ci accompagnerà di qui ai prossimi anni, di cui Onda forse non si occupa, forse non se ne occupa ancora, che è l'emergenza climatica, perché anche quella ha problemi, mi pare, di stress, professor Bengacci, molto, molto importanti e che vanno misurati nei vari segmenti della popolazione, un tema sul quale pure occorre una informazione responsabile e diffusa. E lo stesso Pew ammoniva che la fiducia deve essere una fiducia guadagnata, cioè ricordare gli scienziati che anche il loro compito fare in modo che la scienza venga creduta. E qui di nuovo non voglio aprire polemiche sui virologi in TV, non è questa la sede, non è questo il tema, ma certamente una esigenza di saper comunicare la scienza, la competenza sicuramente c'è ed è un tema decisivo per affrontare queste tematiche. Quindi emerge una esigenza di responsabilità di chi fa informazione, naturalmente, che non può mettere sullo stesso piano le competenze e le incompetenze. Non si possono fare trasmissioni televisive sulla cosmologia e invitare Galileo Galilei e i terrapiattisti mettendoli sullo stesso piano. Non si fa così informazione. Dobbiamo essere selective and discerning, come diceva la Reuters. Dobbiamo saper scegliere, dobbiamo saper selezionare le fonti, dobbiamo essere trasparenti, dobbiamo fare in modo che il check, il controllo diventi routine. Verificare, questa è la base di un lavoro serio da questo punto di vista, e dobbiamo anche pensare a quello che possa essere il ruolo del servizio pubblico. Si parlava poco fa del Ministero della Solitudine, cioè di istituzioni che sono pensate per questo. Beh, perché non pensiamo che le istituzioni comunicative pubbliche, per esempio le reti televisive pubbliche, si ritaglino uno spazio per fare questo? La BBC lo fa. Per esempio, la BBC ha un team per monitorare, verificare e controllare, che si chiama BBC Disinformation Team, e che è un team fatto in modo appunto che i cittadini possano accedere a un'informazione di qualità, soprattutto nel campo e negli ambiti della salute pubblico. È stato citato, e qui mi fermo, il tema dell'ansia, del Covid fatigue, il fatto cioè che il trauma da Covid non finisce con la malattia, ma è purtroppo destinato a durare, e quindi questa ansia credo che debba essere affrontata anch'essa con degli aspetti che hanno a che fare molto con la comunicazione, per non aumentarla, per non diffondere delle notizie ansiogene, appunto, che creano ancora più confusione, e per dare ai cittadini viceversa gli strumenti e la possibilità di poter affrontare questa situazione. La Reuters, nel suo studio, col quale concludo, ricorda che la situazione però non è disperata, non dobbiamo mai disperare, perché in realtà il 73% degli adulti negli Stati Uniti dicono
sono convinti che la scienza e la tecnologia rendono le nostre vite migliori e hanno fiducia negli scienziati e nei ricercatori. Quindi non partiamo dall'anno zero, non partiamo da un terreno che va dissodato, c'è un terreno di fiducia di consolidato nell'opinione pubblica, chi più chi meno, magari in Italia saremo meno, magari saremo di più, non lo so, ma certamente questo terreno consolidato c'è, tocca appunto non soltanto l'informazione fare in modo che questo terreno si consolida, ma fare in modo che attraverso i comportamenti di tutti, e in questo senso va proprio il premio che adesso andiamo a presentare dei bollini rosa dedicati a questo aspetto, si possa diffondere l'impegno perché questa informazione possa essere sempre migliore e sempre più utile per tutti i cittadini. Grazie Francesca e grazie a tutti voi. Bene Salvatore, ti ringrazio e cedo la parola quindi alla dottoressa Carola Salvato. Carola, a te. Grazie molte Francesca, ringrazio davvero il professor Caruba che devo dire ha riscaldato molto bene il mio intervento e quindi faccio anche una riflessione, magari di rivedere alcuni aspetti di quello che vorrei condividere con voi oggi. Sicuramente l'Italia sta, come dire, vivendo un momento di sfide e di priorità. La prima è sicuramente una società più digitale, la seconda probabilmente un paese più innovativo e perché no, la terza potrebbe essere noi, un paese più unito e in tal senso la comunicazione può giocare un ruolo chiave. Saper comunicare è un'abilità, il professore ce l'ha appena ricordato, non è solo una competenza. E chi fa comunicazione ha un senso di responsabilità maggiore rispetto ad altri interlocutori e sicuramente non può prescindere dal contenuto trasparente e autentico, dalla competenza, da un senso di responsabilità profondo, dall'utilizzo mirato di dati ed evidenze che sono in costante evoluzione ogni giorno, esattamente come la nostra vita. Ci stiamo adeguando tutti a un nuovo mondo, non è facile, ci sono nuove pratiche, nuove dinamiche, nuovi processi, nuove modalità di interazione. Ci sono diverse sfide alle quali non abbiamo ancora la capacità di dare risposte, abbiamo compreso i perché, ma non abbiamo compreso i come. Tantissime informazioni e l'autorevolezza che deve essere guadagnata sul campo da atteggiamenti e da abilità che molto spesso non sono stati, come dire, provati sul campo di battaglia. Tutto è diventato molto orizzontale. In questo processo indubbiamente paga l'abilità di costruire fiducia, che è un bene economico, lo sappiamo, ed è sicuramente una delle leve principali da utilizzare in questo momento, anche per spostare paure piuttosto che tensioni rispetto a certe tematiche, tra cui il vaccino. Comunicare e creare un dialogo e sicuramente creare anche un dialogo che sia in qualche modo oggettivamente trasparente, sincero, onesto. Le fake news in tal senso non aiutano. Non è facile distinguerle tra milioni di informazioni e sicuramente non è facile capire come difenderci. La vita in tal senso è un po' una partita tra rischi e opportunità e tutti noi, penso che una volta ci siamo caduti all'interno di una fake news o abbiamo dato valore e fiducia a un interlocutore che bontà sua aveva anche sbagliato. L'importante quindi è diventare consapevoli che esiste un'informazione che potrebbe essere sporcata da una fake news e quindi anche avere l'abilità, quel senso di responsabilità di approfondire sempre, di confrontarsi, cercare spazi di confronto proprio perché nel confronto un'informazione non corretta può essere trasformata, sciolta. Quindi anche qui torniamo sul piano del come. Abbiamo sicuramente delle priorità, il professore anche questo ce l'ha ricordato, educare le persone tutte, non farei differenza tra stakeholder di primo livello e cittadini, direi che ciascuno ha avuto modo e prova di vedere delle persone che andavano sicuramente educate a entrare in relazione con degli individui che si aspettavano non solo certezze, si aspettavano franchezza, trasparenza, dati e informazione. Perché? Perché sappiamo che, e questo l'abbiamo imparato noi tutti, che siccome i social sono nati come uno strumento di intrattenimento, no? Non è nato come uno strumento di formazione, nel momento in cui questo lo è diventato è venuto fuori un pandemonio e da lì poi c'è anche stata una grande un grande nutrimento verso l'infodemia, cioè uno strumento che è nato per fare una cosa, poi si adatta a diventare un altro media, un altro interlocutore. E sicuramente siccome l'informazione va più veloce a seconda del pubblico che incontra,
incontra, questo l'abbiamo capito, molto spesso con un pubblico ben predisposto. L'informazione va anche oltre le nostre aspettative, però lo può fare sia nel bene che nel male. Ricordo, perché credo che in questi pochi minuti a mia disposizione sia necessario ritornare anche un po' alle basi, anche quello di scontato che c'è, che conosciamo già molto bene, che comunicare in pubblico o con un pubblico non è difficile se sappiamo come farlo, e sicuramente se siamo anche allenati nella nostra abilità di gestire l'informazione, anche quella non corretta, noi probabilmente riusciamo comunque a portare un servizio. Quindi essere informativi nel modo e nel tempo giusto, dire la verità anche quando non si è sicuri di che cosa stiamo dichiarando, molto spesso non siamo in grado di dare delle certezze, quindi anche questo senso di condivisione dell'incertezza credo che abbia un ruolo e una rilevanza altissime. Condividere solo informazioni rilevanti e documentate ed essere chiari. Ecco, perché? Perché la comunicazione crea significati. Comunicare non è solo scambiare informazioni, è un insieme inscindibile di discipline che di fatto crea una narrazione, che poi è la narrazione che molti di noi si sono fatti da un verso e da un altro, anche se i versi credo che siano molteplici, non solo due. Quindi la comunicazione contiene esattamente quello che ci mettiamo dentro. È il ruolo dei comunicatori, pertanto è nodale. Preferisco questa parola anziché entrare nello specifico di chi è stato comunicatore, perché durante il Covid tutti sono stati comunicatori, no? Influencer e comunicatori. Però la comunicazione parte molto spesso non dalla bocca di chi parla, ma dall'orecchio di chi ascolta. Questa è la frase di un anonimo che a me piace moltissimo, per cui se è vero che è un linguaggio pensato per influenzare conoscenze, valutazioni, atteggiamenti, comportamenti in determinate aree dell'attività umana, è evidente che io posso, con una sincera intenzione, comunicare anche quando non so dare delle certezze, per creare un senso di legame e connessione più profondo. Ed è un po' il lavoro che facciamo anche noi, no? Io rappresento un'associazione che mette insieme delle agenzie di comunicazione del settore salute, e noi cerchiamo di creare una narrazione che con trasparenza, autenticità e competenza possa aiutare le persone a comprendere meglio, ad avere degli strumenti in più e a diventare più consapevoli. Concluderei riportando due aspetti, perché penso che possano essere significativi anche per la valutazione delle bellissime campagne che sono state premiate, che le parole non sono solo parole, le parole sono un intento comunicazionale chiaro, con le parole compiamo veri e propri atti e si creano dei veri e propri patti di fiducia e di alleanze. Quando si chiede fiducia e di alleanza, si può anche chiedere fiducia e alleanza in assenza di certezza. E lì che quell'azione straordinaria di coraggio alimentata da un rispetto profondo verso l'individuo è capace di coprire quel gap. Qual è il gap? L'assenza di una risposta assoluta. Quindi credo che come usiamo le parole, le usiamo bene o male, in un certo qual modo disegni una storia che vada molto più in profondità. E quando parliamo di salute, noi parliamo di vita, e quando parliamo di vita noi affrontiamo il tema della morte, per cui ciascun interlocutore si trova in quell'istante preciso a prendere delle decisioni. Ed è forse per questo che in alcuni momenti non siamo riusciti a creare una connessione, perché abbiamo pensato che comunicare fosse solamente informare. No, comunicare è innanzitutto creare una relazione, comunicare è coinvolgere, comunicare è premiare, comunicare è rispondere ai dubbi anche senza certezze. Io credo di aver condiviso un po' uno spazio del sentire, ma vorrei chiudere e proprio riportare anche l'attenzione alla presidentessa di Onda, alla dottoressa Merzagora, che davvero ringraziamo, dicendo che c'è un patto, un'alleanza che va portato avanti. Questo patto e questa alleanza è per impegnarsi per una comunicazione che sia rispettosa di tutti gli individui, di tutti i dubbi, di tutte le circostanze. Non riusciremo sempre a chiarirli, però la cosa importante dal mio punto di vista è perseverare anche il terzo punto, noi, cioè un paese unito. Grazie. Grazie Carola, che bella presentazione, grazie mille. Che belle parole. Io lascerei a questo punto la voce al professor Carruba, entriamo nel vivo della premiazione. Salvatore, credo che ci sia un video, no, che dovrebbe svegliare. Sì, io prevedo che ci sia un video e poi passeremo alla presentazione, per la quale darò restituire la parola alla dottoressa Serato. Lanciamo il video.
Ne sono orgoglioso e adesso tocca a voi. Io mi sono vaccinata perché volevo riabbracciare i miei amici. To the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back memories, bring back you. Dip, 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 dip. Grazie. E allora avete visto abbiamo visto una presentazione molto efficace che ha riassunto bene quelle che sono le esigenze che dovrebbero essere perseguite in una efficace politica di comunicazione al pubblico, ai cittadini in tema di vaccinazione. E quindi avete visto anche qualche battuta che si riferiva ai vincitori che adesso andremo ad annunciare con la dottoressa Salvato. A me ha colpito il fatto positivamente che dei 5 vincitori, questi 5 vincitori sono presenti diffusi in tutto il territorio nazionale. Abbiamo delle strutture del nord, del centro, del sud, e questo è già un punto importante. Un altro punto importante è la capacità che hanno avuto di inventare delle strategie e soprattutto di inventare dei mezzi di comunicazione particolarmente efficaci, originali, quindi una curiosità anche verso il tema dell'informazione che è stato particolarmente significativo. E quindi non resta che premiarli. Adesso con la dottoressa Salvato ci alterneremo nell'annunciare i 5 vincitori che abbiamo già intravisto, spiegheremo anche perché sono stati premiati e naturalmente do la parola alla dottoressa Salvato per la prima presentazione. Prego. Grazie professor Carrupa. Allora, senza esitazione, io inizio annunciando il primo vincitore, l'AUS di Parma, l'ospedale di Vaio di Fidenza. Categorie campagne più originali, la menzione comunicare per immagini attraverso l'arte. Il murale della speranza del writer Reinest ha colorato la facciata esterna del centro vaccinale dell'ospedale di Vaio di Fidenza, realizzata nell'ambito della campagna Il vaccino ti avvicina. L'opera rappresenta un mazzo di primule, il fiore simbolo della campagna vaccinale contro il Covid-19. Che passa di mano in mano proprio come il testimone di una staffetta. Sinceri complimenti a tutto il gruppo dell'AUS di Parma. A lei, professore, per eventuale commento. No, io credo che possiamo andare avanti e scendere a sud, appunto andiamo a Rieti, dove c'è il presidio San Camillo dell'Ellis di Rieti, appunto, che nell'ambito della categoria delle campagne più originali, la menzione comunicare con le immagini in movimento, campagna video e stampa, ha meritato il premio con questa motivazione. Attraverso la campagna per tornare ad abbracciarsi e mi vaccino, il presidio San Camillo dell'Ellis di Rieti ha diffuso una serie di video emozionali che hanno coinvolto il personale ospedaliero e la popolazione tutta, lanciando un importante messaggio di forza, fiducia e speranza con un'ottima diffusione anche sui media. Quindi possiamo anche dire che sono stati di esempio a tutti noi, perché credo che quelli sono proprio gli obiettivi che dobbiamo perseguire. Complimenti ai nostri amici di Rieti. Grazie, allora procedo annunciando un altro vincitore per la categoria campagne più originali, davvero complimenti, all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Torniamo in Lombardia, la menzione è comunicare con la voce attraverso i podcast, sicuramente uno strumento potente in forte crescita. Arrivano i nostri, faccia a faccia con il vaccino anti-Covid, il titolo della campagna e del podcast realizzato dagli specialisti di Humanitas per preparare i pazienti alla campagna di vaccinazione nazionale anti-Covid-19 con l'obiettivo di rispondere ai loro dubbi e alle paure grazie alla voce esperta di medici e ricercatori. È partito il 1 febbraio 2021 e in soli 2 mesi ha superato i 30.000 download. Bene, adesso mi reco nella mia regione, vado in Sicilia, perché il premiato è l'ospedale maggiore di Modica.
ASP Ragusa per la categoria campagne più originali, menzione comunicare con le immagini in movimento, campagna video TikTok. E qui potete immaginare che lo strumento che è stato adottato aveva un target preciso di riferimento, che è quello dei giovani. E infatti si spiega nella motivazione che l'ospedale maggiore di Modica ha scelto di usare questo canale TikTok, aprendo la campagna a tutta la popolazione, ma con un occhio di riguardo appunto per le fasce più giovani. E il riscontro è stato veramente straordinario, perché è stato molto positivo, in quanto si è registrato il 95% dei vaccinati tra i sanitari e una particolarmente cospicua affluenza presso il lab di vaccinazione. E in questa partecipazione si è distinto il contributo di un signore non più giovanissimo, che ha superato il secolo, che ha 101 anni, ha chiesto di essere vaccinato per la tutela dei suoi cari. E con questo ha trasmesso naturalmente un grande messaggio di forza e di rispetto per la vita. Un saluto particolare al signore ultrasecolare e naturalmente complimenti agli amici dell'ospedale maggiore di Modica. Bene, professor Caruba, ritorniamo in Lombardia, gruppo San Donato, ben 7 strutture che hanno partecipato alla categoria campagna di comunicazione più efficace, adesso le menzionerò tutte. La menzione è la miglior campagna di comunicazione multicanale. Sappiamo quanto è importante la sfida di mettere insieme canali differenti in un contesto sempre più ibrido, quindi mi complimento con l'IRCCS Policlinico San Donato, l'IRCCS San Raffaele di Milano, Istituti Clinici Zucchi, Istituto Clinico Sant'Anna, Policlinico San Marco di Istituti Ospedalieri Bergamaschi, il Policlinico San Pietro di Istituti Ospedalieri Bergamaschi e l'Istituto Clinico Villa Aprica. Mi fa molto piacere condividerlo, perché dopo loro c'è stato di particolare sforzo. Le strutture del gruppo San Donato si sono distinte con la campagna Io mi vaccino perché, per aver utilizzato in modo efficace tutti i canali di comunicazione online e offline, dai social media, dai mailing, dai materiali promozionali alla cartellonistica, attraverso iniziative di sensibilizzazione che hanno coinvolto attivamente tutto il personale ospedaliero, gli utenti delle strutture, i media e tutti gli importanti stakeholder e, non da ultimo, la community online che gravita intorno ai singoli ospedali. Complimenti davvero al gruppo San Donato. Abbiamo concluso, perché la premiazione contemplava 5 assegnazioni, direi un bellissimo momento da celebrare, forse con un applauso a tutti loro. Faremo un applauso virtuale. Io ti ringrazio Carola, ringrazio il professor Caruba anche. Certo, essere di presenza sarebbe stato meglio, no? L'anno scorso, durante diciamo la presentazione del quarto congresso con gli ospedali Bollini Rosa, abbiamo premiato 102 donne che si erano particolarmente distinte per impegno, abnegazione, passione durante la prima fase della pandemia. C'era stato con noi il paziente Matteo Maestri, il paziente 01 che sia, quindi come dire, anche quest'anno sarebbe stato più bello, però insomma siamo stati prudenti, ma l'anno prossimo vediamo di recuperare in un incontro in presenza. Per cui, se non ci sono domande da parte dei giornalisti, potremmo anche chiudere qui questa conferenza stampa lanciando il gancio a domani mattina alle ore 9, apre il quinto congresso nazionale di Fondazione Onda sulle cronicità e differenze di genere. E quindi io ringrazio tutti. Tra l'altro, nel congresso oggi abbiamo approfondito più le tematiche legate alla salute mentale, no? Ma il congresso affronterà tutte le patologie croniche a maggior impatto. Vi ringrazio tutti e vi auguro una buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie davvero. Grazie a tutti, al congresso. Congresso. Buona giornata, alla prossima occasione.